Terza ospite che concluderà questo appuntamento pomeridiano, poi ci rivedremo per il gran finale alle 21:30. Sono particolarmente contenta di presentarla perché oltretutto è senigallese, quindi gioca davvero in casa. Parlo della professoressa Elena Herrera che ci parlerà di felicità, natura e amicizia in Aristotele. Un piccolo sunto del curriculum della professoressa Herrera: è professoressa associata in filosofia politica al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, si occupa di questioni di pensiero politico antico e dei possibili contributi di quest'ultimo nel mondo contemporaneo, in particolar modo in relazione ai temi del rispetto, della tolleranza e della solidarietà. È autrice di testi sull'etica e sulla politica di Aristotele. Elena, prego. Grazie Giulia, mi sentite? Allora, buonasera, grazie mille di essere qui, non è una cosa scontata in questo astolato pomeriggio di fine luglio. E sono molto emozionata di essere qui, specialmente perché parlo nella mia città. E quest'oggi vorrei offrire una trattazione molto molto sommaria, e quindi mi perdonerete per degli eccessi di semplificazione nei quali sarò costretta ad incorrere. E offrirò una trattazione sulla filosofia di Aristotele, in particolar modo, ecco, su alcuni aspetti che verranno trattati anche questa sera, magari in maniera più dettagliata e con maggiore competenza, dalla professoressa Arianna Fermani, che vedo qui e che parlerà questa sera in dialogo con il professore Emilio Spinelli. Dunque, prima di entrare nel vivo della discussione, vorrei anzitutto fare una piccola premessa che ci consenta di inquadrare un filosofo come Aristotele all'interno di un festival intitolato Fare il domani migliore dell'oggi. E soprattutto va bene che sia possibilmente umano, oggettivo, sempre per quanto possibile, ed efficace, specialmente nella gestione delle nostre comunità politiche. E quindi fare il domani migliore dell'oggi implica fare un tentativo di comprendere in maniera filosofica, se vogliamo, di comprendere le cause e soprattutto di interfacciarci col presente, non soltanto utilizzando delle categorie, degli strumenti della politica contemporanea, ma magari utilizzando anche dei concetti che appunto possono essere stati elaborati dai filosofi antichi, tra i quali Aristotele. E vi faccio un esempio molto banale. Io insegno scienze politiche, sì, no, a scienze politiche, insegno vari corsi, tra i quali anche filosofia politica, a degli studenti di scienze diplomatiche ed internazionali, che continuamente si trovano ad interfacciarsi con termini come globalization, globalizzazione, quindi questa sorta di interconnessione che si nutre di varie forme di integrazione economica, sociale, politica. Ma ultimamente la realtà sta cambiando e i miei studenti studiano fenomeni come la deglobalization, la deglobalizzazione, o la slowbalization, quindi addirittura un allentamento delle dinamiche di disgregazione di fenomeni di globalizzazione. Per non parlare di termini che sono stati utilizzati ampiamente da filosofi come Platone e Aristotele, quali la democrazia. Ultimamente si parla di fenomeni come la democrazia digitale, la e-democracy, una forma di riflessione su forme di organizzazione del potere democratico che contemplino l'utilizzo di particolari dispositivi tecnologici che a loro volta permettano un'inclusione più partecipata della popolazione che in una democrazia dovrebbe esercitare la sovranità. O si pensi per esempio a fenomeni e a teorie, paradigmi teorici come la democrazia epistemica. Che cos'è la democrazia epistemica? Può essere considerata come una forma di riflessione sui fini della democrazia. La democrazia si esaurisce soltanto nell'introdurre delle nozioni di carattere procedurale o ha forse il fine di incrementare la conoscenza scientifica dei cittadini? E soprattutto quando si parla di episteme. Episteme significa conoscenza. Quando noi parliamo di conoscenza nella democrazia, qual è il ruolo degli esperti, in particolare settori professionali, che possano magari contribuire all'agire deliberativo? Ecco, tutti questi sono paradigmi teorici che i miei studenti si trovano a studiare. Però io ho l'impressione che anche all'interno di facoltà come scienze politiche ci siano delle domande filosofiche che spesso rimangono inevase. Qual è il fine ultimo della politica? Qual è
il legame tra politica e natura umana. E qual è il legame tra politica e felicità? E qui Aristotele abita proprio a fagiolo, per così dire. Perché? Perché Aristotele, riprendendo la lezione del maestro Platone, dal quale poi si discosterà per altri aspetti, ma Aristotele sostiene che compito della politica, di una politica ben fatta, e di un vero politico e di un vero legislatore, sia quello di modellare i cittadini, di creare cittadini che siano anche uomini, esseri umani buoni. Quindi non solo cittadini obbedienti alle leggi, ma esseri capaci di sviluppare la pienezza delle proprie funzioni umane, emotive e razionali. Quindi il compito della politica in questo caso è un compito molto ambizioso. E la stessa nozione di felicità che Aristotele ci propone, ecco, il termine greco è eudaimonia, ecco, non deve indurci nella tentazione di pensare che la felicità abbia a che fare con la sorte, perché eu è un avverbio che significa buono, bene. Daimon è un essere divino che si impossessa dell'anima degli individui orientandone poi la sorte. Ecco, no, per Aristotele come per Platone l'eudaimonia è un invito alla responsabilizzazione. Okay, quindi siamo noi gli artefici della nostra felicità, ma in qualche modo lo è anche la politica, che ha il compito di orientarci in direzione di un'educazione a particolari valori, che ecco, anche nei giorni nostri possono avere a che fare con la cooperazione, con la tolleranza e con la solidarietà, ma che in Aristotele hanno proprio a che fare con il compimento della natura umana, da una visione puramente potenziale, termine greco dynamis, ciò che ancora non è compiuto, all'attualità, alla energeia. Quindi l'attualità è il compimento della forma umana nella quale poi, come vedremo, la felicità si identifica. Quindi la felicità non è per Aristotele, così come non lo è per Platone, una semplice soddisfazione di preferenze individuali. La felicità è la realizzazione dell'umanità, dell'essere umano, dell'anthropos, nel senso più pieno ed eccellente del termine. E questa sera appunto si parlerà anche di virtù, del modo in cui la virtù va a forgiare l'uomo e il cittadino anche nella costituzione ideale. Ecco, ciò detto, vorrei dare solo qualche breve cenno biografico, veramente molto pochi su Aristotele, e poi fare un'introduzione molto generica sulla sua visione della conoscenza e poi passare alla felicità e all'amicizia. Dunque, Aristotele nasce nel 384 circa a Stagira, che è una colonia greca situata nella penisola calcidica, nella parte orientale, e l'antica Tracia, che era una regione che a quei tempi era oggetto delle mire espansionistiche della potenza macedone, in particolar modo del re Aminta III di Macedonia, per il quale il padre di Aristotele serviva come medico. Quindi Aristotele ebbe modo di vivere i primi anni della sua vita ad Apella. E successivamente alla morte del padre ebbe l'opportunità, grazie a un uomo chiamato Prossimo di Atarneo, di recarsi ad Atene e a studiare nell'Accademia Platonica, dove rimarrà 20 anni. E qui sembra che Aristotele avesse sicuramente interiorizzato l'insegnamento platonico, ma sviluppato anche un atteggiamento critico nei suoi confronti e anche nei confronti di quella politica attiva che Platone proponeva anche attraverso dei viaggi. Platone notoriamente fece dei viaggi a Siracusa per cercare di implementare il modello di filosofia legata alla politica, legata alla concretezza della città e rendere la città una città virtuosa. Tentativi che poi furono fallimentari. Ma a parte questo, Aristotele, ecco, non era diciamo, così affine a questo tipo di approccio, almeno inizialmente. E si dedicherà molto agli studi teorici. Da alcune fonti sappiamo che visse una vita anche abbastanza solitaria, e non apprezzava molto l'approccio filosofico-matematico che era in voga all'Accademia Platonica. Successivamente alla morte di Platone, nel 347 a.C., tornerà verso Asso, Mitilene, dove qui fonderà poi la sua attività filosofica, una scuola, e sviluppando anche un interesse di tipo biologico, empirico. Quindi la filosofia di Aristotele e la sua conoscenza sono inestricabilmente legate a questa visione
scientifica, se vogliamo, empirica, biologica e comparativa, anche perché l'essere umano in Aristotele è spesso paragonato ad animali e a piante. Poi, ecco, come saprete, Aristotele per 3 anni fu anche il tutore di Alessandro Magno e fondò poi una scuola ad Atene, in 335 avanti Cristo, il Liceo. Ecco, questi sono i brevi cenni. E per quanto riguarda invece l'impianto della sua visione della conoscenza, nella metafisica, ecco, innanzitutto devo dire che la metafisica, così come l'etica nicomachea e altri testi, sono dei logoi, sono delle collezioni di discorsi che non sono veri e propri libri, bensì collezioni di appunti o presi dallo stesso Aristotele o da studenti di Aristotele a lezione. Quindi questi erano testi destinati alla circolazione interna, i cosiddetti logoi esoterici, esotericoi, differenti dagli esoterici. Gli esoterici invece erano testi destinati alla divulgazione, testi che purtroppo sono andati in gran parte perduti, per cui abbiamo solo dei frammenti. Quindi noi ci concentriamo prevalentemente sui testi destinati alla circolazione interna. E questi testi non sono dei veri e propri libri, quantomeno diventeranno dei libri in seguito a un'attività editoriale aperta a successive rivisitazioni, la più importante delle quali quella compiuta da Andronico di Rodi nel primo secolo avanti Cristo. Ecco, ciò detto, quindi Aristotele non ha scritto i suoi libri, okay? Sono delle composizioni che comunque ci permettono di rintracciare una certa unità tematica. E sappiamo dalla Metafisica, appunto, che è questo testo in cui nel sesto libro abbiamo anche una distinzione dei vari tipi di sapere. Abbiamo saperi di tipo conoscenze di tipo teoretico e conoscenze di tipo pratico, che hanno a che fare con l'azione, e conoscenze di tipo poietico, che hanno a che fare con la produzione tecnica. E per quanto riguarda le scienze puramente teoretiche, le ai theoreticae epistemai, queste sono delle scienze che hanno a che fare con lo studio dei principi di ciò che non può essere modificato dall'intervento umano. Quindi stiamo parlando o di realtà immobili, la filosofia prima, o la teologia, oppure esseri viventi, esseri che hanno al loro interno il principio del movimento e della quiete e del mutamento anche qualitativo, sui quali però l'essere umano non interviene, almeno nel momento in cui li studia scientificamente. Ci sono poi anche le scienze matematiche, scienze che sono teoretiche in quanto fotografano particolari proprietà immutabili di oggetti che però possono essere mutevoli e soggetti a generazione e a corruzione. Abbiamo poi, appunto, come abbiamo già detto, le cosiddette scienze pratiche. Qui abbiamo etica e politica. E infatti il tema della felicità può essere in qualche modo ricostruito proprio all'interno del dominio delle scienze pratiche. Queste hanno a che fare con l'azione che non va confusa con la pura produzione tecnica. Ad ogni modo, in questa complessa architettura di saperi, noi abbiamo delle nozioni che sono trasversali, che ci permettono in qualche modo di individuare anche una unità organica nel sapere aristotelico. E tra queste nozioni chiave noi abbiamo quelle di causa, aitia o aition, e di natura, la physis. Sono delle nozioni trasversali perché attraversano vari domini del sapere. Ma prima ancora di parlare delle cause, perché in modo da, appunto, entrare nel vivo della discussione sulla natura umana, noi dobbiamo in qualche modo cercare di introdurre il concetto di causa e anche quello di natura. Ma prima ancora di far questo, che cos'è la conoscenza? Nelle righe di esordio della Metafisica Aristotele ci dice che tutti gli esseri umani, greco pantes anthropoi, tendono al sapere, tua ideenai oregontai physei, per natura. Quindi c'è un istinto spontaneo e naturale interno agli individui che li porta a tentare di conoscere. Anthropoi non è uomini, genere maschile, ok? Quindi è una nozione veramente trasversale. Anthropoi è il genere umano, non stiamo parlando né di donne né di uomini, quindi gli esseri umani
hanno questa propensione al sapere, e segno ne è, dice Aristotele, l'amore, l'agapesis, che noi abbiamo per le sensazioni. Abbiamo un amore per le sensazioni, in particolar modo per la vista. Questa è un'intuizione platonica che Aristotele riprende, perché la vista ci consente di vedere meglio delle altre sensazioni, delle altre percezioni, le differenze che intercorrono tra le cose. E questo amore non ha solamente a che fare con l'individuazione di realtà utili alla nostra vita e alla nostra sopravvivenza. È un amore, diciamo così, indiscriminato, ok? Quindi non focalizzato su una particolare utilità. E chiaramente poi esistono anche delle emozioni che sollecitano in qualche modo un tentativo di scoperta delle cause, tra le quali la meraviglia. Quindi lo Zaumazen, il meravigliarsi, il provare meraviglia di fronte alle cose che noi sperimentiamo a livello empirico e che ci sollecitano delle domande sul loro funzionamento, sulla loro bellezza, sulla loro bruttezza, sulla loro irregolarità. Quindi abbiamo la tendenza, almeno dovremmo averla, appunto a ricercare queste cause. E l'essere umano, così come gli animali, ecco, ha la sensazione, ha la facoltà mnemonica che consente di incamerare i dati dell'esperienza sensibile, e alcuni animali, come l'essere umano, hanno anche l'esperienza, la empiria, che è una sorta di conoscenza delle cose individuali. L'uomo, l'essere umano, a differenza degli altri animali, oltre alla empiria, alla sensazione e alla memoria, ha anche l'arte e la conoscenza. E qui per arte si intende prevalentemente una conoscenza di regole, ma che sono cause che ci permettono poi di eventualmente di interfacciarci con dei particolari del mondo esterno. Poi nell'Etica Nicomachea vedremo anche che l'arte è una disposizione virtuosa, è una virtù dell'intelletto. E per quanto riguarda la conoscenza è quella conoscenza del perché, non del che, non dei semplici fatti, ma delle cause. E che cosa sono queste cause? Ora qui sono costretta ad incorrere in semplificazioni indebite, per non dire in vereconde, però posso dire semplicemente che per causa possiamo intendere o un principio di funzionamento attivamente operante nella realtà, o una condizione di intelligibilità della realtà stessa. Faccio un esempio: Aristotele distingue le cause in quattro tipi. La materia, ciò che di per sé non ha forma, è potenziale, come può essere la materia di questo microfono o il legno del palco. Questa è una causa in quanto reale, ma potrebbe essere anche un orizzonte esplicativo che ci permette di leggere, quindi una lente intellettuale che ci consente di leggere la realtà fisica. La forma che non va intesa con una pura forma di facciata o con una cosmesi superficiale, ma ha a che fare con quello che le cose, gli individui sono interiormente, quello che noi siamo funzionalmente, la funzionalità di un oggetto, perfino mettiamo così, il logos interno a una melodia, quindi le armonie matematiche alla base di composizioni musicali. Queste sono forme, sono cause formali. Causa efficiente, ci sono tanti tipi di causa efficiente, che è la causa del movimento. Può essere anche un genitore che genera un figlio, o io che posso muovere questo microfono. E la causa finale, che è la causa probabilmente più importante per Aristotele, il fine, ciò che le cose devono arrivare ad essere per natura. Perché per Aristotele la natura non è soltanto il regno delle realtà viventi, la natura è anche una forma di causalità che può essere materiale, formale, efficiente o finale. E qui io vorrei leggervi un passo, se riesco a trovarlo, tratto dalle parti degli animali. Non penso di averlo preso. No, non l'ho preso, ma ve lo dico senza leggere. Allora, quindi il passo delle parti degli animali dice che la finalità è sommamente presente nella natura. Quindi non solo nell'arte, è presente anche nell'arte, ma è presente sommamente, malista, l'avverbio malista greco, nella natura, e la finalità arriva ad occupare negli animali la regione del bello, la cora tukalu, la regione del bello, quasi fosse una localizzazione. Che cos'è il bello?
Aristotele parla del to kalon, del bello, in numerose occasioni. Non posso qui fare una trattazione dettagliata, ma in questo caso possiamo dire che il bello è il raggiungimento della forma funzionale delle cose, che devono essere per natura. E quindi il fine viene ad identificarsi con la forma. Questa può essere un'intuizione che ci permette di capire, a livello di etica, che cosa possa essere la felicità per l'uomo. Se a livello teleologico, la teleologia è un approccio che ci consente di vedere la realtà come dominata dalla presenza di fini che preesistono ai singoli passi deputati al loro raggiungimento. Quindi se la natura è teleologicamente orientata, se gli esseri umani sono teleologicamente orientati, la nostra felicità, il bene sommo, ciò che noi desideriamo fortemente e ciò che, per il quale non desideriamo nient'altro al di là di esso, quindi il bene autosufficiente, coinciderà con il nostro fine, che è la nostra forma. Ora, nell'Etica Nicomachea Aristotele parla della felicità attraverso numerosi approcci di studio, però uno di questi è proprio questo, insomma, che la felicità consista nell'eccellenza della forma funzionale dell'essere umano, in particolar modo in una vita dell'anima, un'attività dell'anima condotta secondo virtù. Nel primo libro dell'Etica Nicomachea Aristotele ci dice: secondo virtù, e se c'è più di una virtù, secondo la migliore, la più perfetta, la più completa, che alcuni studiosi hanno interpretato in senso inclusivo, come se si trattasse di un aggregato di virtù. Altri invece ritengono che la virtù più completa, ecco, e molti di noi sono d'accordo su questo, la virtù più completa, quella più perfetta, è quella divina, la contemplazione. Quindi noi siamo felici quando contempliamo, in sommo grado. È anche vero che Aristotele, utilizzando il suo metodo dialettico, ossia di recupero di opinioni di senso comune, ma anche di opinioni di intellettuali famosi che si erano espressi in materia, ecco, recupera alcune visioni, alcune doxai sulla felicità. E la felicità, secondo alcuni, può anche consistere in una vita politica. Ora, Aristotele critica questa visione nel momento in cui la politica viene perseguita dal politico semplicemente per l'onore, per l'ambizione personale, quindi non per un bene che vada ad intercettare la natura profonda degli individui e il bisogno di virtù. Un'altra forma di vita che molti identificano con la vita felice è quella dedita al piacere, piacere di tipo sensoriale, un piacere sardanapalesco. Nel primo libro dell'Etica Nicomachea Aristotele parla proprio di Sardanapalo come di questo re babilonese che era dedito ad una vita fatta di gozzovigliamenti. Ecco, questa non è la felicità per Aristotele, non lo è neanche la felicità in senso politico se la politica è legata all'onore. Tuttavia, in altre occasioni, specialmente in un testo chiamato Etica Eudemia, Aristotele ci dice che il vero politico è colui che agisce per il bello, quindi non per cercare di risolvere problemi specifici, quindi non per cercare di offrire soluzioni diplomatiche o a conflitti militari. Ecco, il vero politico agisce in vista del bello, quindi in qualche modo, almeno nella mia interpretazione, esiste un orizzonte speculativo anche all'interno di una vita politica che possa definirsi felice. Ecco, io non voglio dire altro sulla felicità perché so che se ne parlerà questa sera. Quindi negli ultimi 10 minuti vorrei parlare invece di un aspetto della felicità che Aristotele ritiene fondamentale e che è l'amicizia, la filia. Ora, la filia è una esperienza relazionale che permette di modellare le idealità, le identità, i valori e la vita degli individui. E sotto il termine filia ricade un'ampia serie di relazioni. Noi pensiamo all'amicizia come all'amicizia tra persone, ecco, che si vogliono bene ma che magari non sono legate da vincoli di parentela. Invece per Aristotele esiste l'amicizia tra marito e moglie, tra padre e figli, esiste amicizia tra fratelli, esiste l'amicizia tra i compagni di viaggio, tra coloro che condividono determinati progetti. Quale può essere ad esempio l'amicizia politica? La polis stessa, la città, è definita da Aristotele, descritta come una coinonia, cioè una comunità.
Comunità intesa non come condivisione necessaria di visioni omogenee sul bene e sul male, ma la coinonia è una forma di convergenza di interessi, di strategie e di progettualità verso un fine comune, che comunque contempli lo stare insieme e il dialogare. L'essere umano è un animale politico dotato di logos e anche di una percezione del giusto e dello sbagliato, una aistesis la chiama Aristotele, una vera e propria sensazione. Ecco, quindi che cosa voglio dire con questo? Che si può parlare di amicizia anche in relazione alla politica, quindi che è un'idea abbastanza controintuitiva per noi contemporanei. Però Aristotele ci invita a considerare la filia come dominata da tutta una serie di motivazioni. Per esempio, ecco, anzitutto definendola in senso molto molto generico e omnicomprensivo, potremmo dire che la filia è una relazione, ma lui la paragona anche a una virtù. Dice o una virtù o qualcosa di simile alla virtù. È un aspetto fondamentale delle nostre vite. Dice è anankaiotaton, è sommamente necessario, cioè serve anche per la nostra sopravvivenza. Esiste anche un aspetto utilitaristico nell'amicizia. Aristotele ci fa l'esempio di persone anziane che diventano amiche perché hanno bisogno di stare insieme, non vogliono stare da sole, anche se non si piacciono particolarmente. È una forma di filia e c'è anche dell'affetto autentico, però legato all'utilità. Ci sono amicizie che definisce erotiche, sono amicizie tra soggetti per lo più giovani, in preda alle passioni, che si innamorano e che poi da giovani decidono di separarsi perché hanno trovato altri oggetti del desiderio. Anche quella è una forma di filia. La filia più importante probabilmente per lui è la filia secondo virtù ed è l'amicizia che si struttura tra soggetti simili, se non uguali, è un'amicizia secondo uguaglianza, katisoteta, amicizia secondo uguaglianza per lo più tra individui virtuosi. Qui stiamo parlando di individui orientativamente già felici, già se non pienamente realizzati quantomeno sulla strada di una virtù perfetta e che trovano l'uno nell'altro non solo un rispecchiamento di sé, della propria identità e dei propri valori, ma anche un potenziamento del loro processo di realizzazione della propria natura umana. Quindi l'amicizia secondo virtù è un'amicizia molto potente. Nasce dalla filautia, che è l'amore per se stessi, ma che non è un amore per l'ego. È un amore per l'intelletto, per la virtù, per il logos, quindi per una parte umana che è secondo natura e non secondo accidente. Ecco, qui colgo l'occasione per effettuare una distinzione tecnica tra ciò che è per natura e ciò che è katassin bebekos. Katassin bebekos significa in maniera puramente accidentale. Una persona può essere un pianista, un musicista, io qua vivo anche dei musicisti, ecco il musicista è essere umano ma catassim deve cos, cioè l'essere musicista o l'aderire ad una determinata professione o a una determinata ideologia è un modo di costruire la propria identità che però non attinge alla natura umana. Noi individuiamo la nostra natura umana solo quando siamo filosofi o solo quando siamo politici, ok? E quindi noi per natura siamo comunque esseri raziocinanti, esseri che sanno essere amici e che sanno anche approfittare della cooperazione, tanto che le amicizie politiche sono amicizie per lo più, ancora una volta Aristotele utilizza l'avverbio malista, per lo più orientata all'utilità. Ma al tempo stesso, nel testo che è la politica, nel terzo libro, Aristotele ci invita a non considerare l'amicizia politica come una semplice alleanza, un'alleanza contingente, perché in questo caso la stessa polis, cioè l'amicizia che struttura, che tiene unita e coesa la polis, non sussisterebbe più. Quindi per Aristotele l'amicizia politica fondata sulla virtù contempla chiaramente un aspetto di utilità, perché la polis serve per il nostro sostentamento. Ma c'è una fondamentale distinzione tra lo zen, che è il vivere, e l'euzen, che è il vivere bene, cioè il vivere secondo eccellenza. E a questo proposito adesso spero veramente di trovare, ecco, trovo finalmente un passo da leggervi.
Qui siamo nell'ottavo libro dell'Etica Nicomachea e Aristotele sta ancora una volta attingendo ad opinioni di senso comune, che però lui riprende e poi rifonda su nuove basi teoriche. E questa opinione dice quanto segue. A quanto pare, l'amicizia tiene unite le città, sinecchi, tiene unite, e i legislatori si preoccupano di essa più che della giustizia. Infatti si ritiene che la concordia, la omonoia, sia qualcosa di simile all'amicizia, e i legislatori perseguono soprattutto questa, mentre tengono fuori dalla città soprattutto l'inimicizia come una nemica. E conclude dicendo: tra gli amici non c'è nessun bisogno dell'amicizia, e il culmine della giustizia è considerato un sentimento vicino all'amicizia. Ora, qual è la differenza tra giustizia e amicizia? Sappiate che in molte occorrenze dell'Etica Nicomachea, ma non solo, Aristotele traccia una corrispondenza puntuale tra giustizia e amicizia. Anche all'interno delle costituzioni politiche si ha amicizia nella misura in cui c'è una forma di giustizia, quindi c'è corrispondenza. Ma in che cosa consiste il potenziamento dell'amicizia? Ecco, probabilmente, pensiamo a quando noi abbiamo degli amici. Quando abbiamo degli amici siamo più spontaneamente propensi a fare del bene, ad essere benevolenti e ad esercitare l'obbligo che abbiamo nei confronti delle persone. Ci viene molto più spontaneo. Quindi è probabile che l'amicizia dal punto di vista motivazionale sia differente dalla giustizia, ma anzitutto ci consenta di interfacciarci con le persone in termini non puramente astratti e impersonali. Gli amici si conoscono tra loro. Ma in particolar modo c'è un impegno e un vincolo alla cooperazione e alla crescita congiunta, alla crescita che si realizza insieme e che si realizza auspicabilmente all'interno di una polis fondata su virtù oltre che giustizia e che consenta agli esseri umani di essere felici in senso proprio. Direi che posso fermarmi qui e nel caso in cui avessi delle domande sono qui disponibile sotto il palco. Grazie. Grazie. Giovanni qua un attimo, è pronta a raggiungerci. Perché Elena ci ha fatto un regalo in vista di questa sera, quando ci sarà il dibattito tra un filosofo epicureo e un aristotelico. Dopo 4 anni di festival epicureo, direi che Epicuro ormai lo conosciamo e Aristotele ve l'ha presentato Elena. E Selene modererà il dibattito di questa sera. Uno spot piccolissimo perché non bisogna spoilerare troppo. Posso dire che l'altra sera abbiamo assistito a questa presentazione, questa PS dei ragazzi del liceo Perticari, che hanno dato una loro lettura di quello che è il rapporto tra Aristotele ed Epicuro, e che stasera si annunceranno sorprese, ecco, un po' inattese se vogliamo. Grazie, ci vediamo qui alle 9:30 per l'ultimo atto del 4° Festival Epicureo, fare il domani migliore dell'oggi.